Gentili amici all'ascolto, vorremmo iniziare una serie di incontri sulle tematiche precise in riferimento a un preciso personaggio, cioè Mauro Bighino. È un personaggio pubblico, ne hanno sentito parlare moltissimi, ha molti seguaci e da qualche tempo catalizza l'attenzione della gente soprattutto su un messaggio cardine e ripetuto all'infinito. Non date retta alla Bibbia perché non ha alcun valore né religioso né storico. Ora, noi spiegheremo nel corso di questa serie di incontri che non vuole essere una critica o una demonizzazione del personaggio, ma un incontro, anche scontro a volte, no, sulle tematiche che lui presenta in riferimento proprio al libro che cerca di sconsigliare, cioè la Bibbia. Perché dice questo? E quale autorità abbia per poter dire quello che dice? Ora, posto il principio inalienabile che ognuno ha il diritto di esprimere le proprie idee, noi ci occuperemo appunto della narrazione di Biglino e la confronteremo con la Bibbia che lui ci consiglia di non ritenere un libro sacro e noi documenteremo il tutto in base a materiale pubblico e consultabile da chiunque, no? Ora, si presta fede a Biglino perché in dibattiti pubblici esimi teologi di varie fedi religiose non sono riusciti a tenergli testa e a smontare le sue supposizioni. È vero che lui ha anche protestato per il fatto che ha scritto a molti teologi che hanno rifiutato, diciamo, l'invito, però non sono molto attrezzati i teologi per resistere alle argomentazioni di Biglino per un semplice fatto. Io mi chiedo se la teologia moderna, anche quella di stampo cristiano, sia in grado di contrastare e criticare le affermazioni di Biglino, no? Per esempio proprio sulla inutilità della Bibbia, dal momento che proprio l'alta critica, sia protestante che cattolica, ha inferto dei colpi mortali, proprio alla credibilità e all'attendibilità delle sacre scritture. Quindi abbiamo un pubblico di credenti che non hanno più nessuna fiducia nella Bibbia perché le loro stesse guide spirituali gliel'hanno distrutta. Comunque, per contro, è proprio dall'ambiente cattolico che si esprimono le critiche più fondate sulla filosofia di Biglino, no? Ora, stessa critica, ma ancora più fondata, giunge dall'ambiente ebraico, visto che Biglino tira fuori molte parole ebraiche, le interpreta così come vuole interpretarle e gli ebrei non sono tutti d'accordo. Ora, questo è importante per il fatto che Biglino ama fare spesso riferimento a molti rabbini ebrei. A tale riguardo è curiosa e anche illustrativa degli equilibrismi, diciamo, di Biglino, una esperienza vissuta da un mio amico che ha partecipato a una sua conferenza. Alla fine, quando veniva data la possibilità agli intervenuti di porre delle domande, e avendo Biglino citato proprio diversi rabbini ebrei, diversi nomi, questo mio amico ha chiesto davanti a tutti: ma mi può dare i nomi di questi rabbini? Biglino ha taciuto, c'è stato un silenzio di tomba. Probabilmente perché i rabbini citati da Biglino non hanno molto credito nel loro ambiente, l'ambiente ebraico. È come se un sacerdote cattolico, per fare un esempio, per sostenere Gesù Cristo si avvalesse della tesi di un predicatore New Age, no? Che di Gesù Cristo hanno un'idea più esoterica e spiritista. Ecco, quindi molti ebrei, diciamo, che vengono citati a sostegno delle tesi di Biglino sono ebrei spesso un po' ai margini della vera teologia ebraica, no? Anche se sono ebrei o rabbini che hanno un certo credito mondiale. Allora, cominciamo sintetizzando le tesi di Biglino. Almeno quella fondamentale, e vorrei sostenere questo discorso con Bigliardi, che è del CESNOR, quindi uno dei più importanti organismi cattolici di ricerca sulle sette e sulle nuove religioni. La dimostrazione fondamentale di Biglino è quella che le sacre scritture non consentono veramente una lettura teologica, ma contengano solo la cronaca frammentaria, dalla ricostruzione congetturale di una ancestrale discesa,
presenza, interferenza e dominazione aliena sulla Terra, perlomeno nell'area vicino orientale. Tale presenza sarebbe stata in seguito dimenticata anche a causa di un processo di traduzione e tradizione dei testi pesantemente compromesso, sia da manipolazioni intenzionali sia da involontari travisamenti. Ora, le religioni che si rifanno a tali testi si profilano pertanto nell'interpretazione di Biglino come colossali equivoci o imposture. Simile letture è applicata anche ai testi omerici, no, da Biglino, e l'autore in libri minori affronta temi come le analogie tra massoneria e Chiesa cattolica, però anche tra resurrezione e reincarnazione nelle altre religioni, e di questo parleremo. Però ecco, già c'è un problema. Parlare a un pubblico che non conosce nulla di Bibbia, della Bibbia, insomma, è, come dire, è facile, facilissimo. Si può dire tutto ciò che si vuole della Bibbia a un pubblico che della Bibbia non sa nulla. E possiamo andare avanti. Diciamo che quello che Biglino riporta nei suoi libri è una specie di sottocultura già preesistente, no? Soprattutto da materiali che provengono da ambiti ufologici, ma ne parleremo ampiamente quando citeremo per esempio Bourillon, no? Che è un ufologo e ha le stesse identiche idee di Biglino, chi copia chi, insomma. Biglino riferisce che ha lavorato per vari anni come traduttore dall'ebraico per le edizioni San Paolo, avendo in passato appreso l'ebraico da un insegnante privato appartenente alla comunità ebraica della sua città, quindi non ha titoli di studi, possiamo dire, accademici, no, ma insomma se la cava anche perché è stato diligente, onesto e sincero e si è applicato. Bisogna vedere se quello che lui ha capito dell'ebraismo e che propone come, diciamo, testo biblico da esaminare sia quello che sia la Bibbia, sia gli scrittori che l'hanno ispirata, che l'hanno scritta, sia i moderni rabbini, i moderni ebrei, insomma, siano disposti a credere nello stesso identico modo in cui crede e traduce Biglino. E come vedremo, purtroppo non è così. Ora, Biglino suole illustrare il processo attraverso cui si è arrivati alla versione della Bibbia e con cui lui stesso ha lavorato, e sottolinea come tale processo sia stato oggetto di scelte arbitrarie, storiche, del tutto umano, no? Legate a tradizioni differenti, poi da cui sono derivate le versioni della Bibbia. Insomma, nella Bibbia non c'è nulla di originale, dice lui. Anche questo è un tema che affronteremo nei nostri incontri. Quindi la Bibbia è incompleta, le fonti sono ignote, mentre Biglino in qualche modo si presenta come un corretto traduttore dei testi antichi. E lui onestamente lascia la possibilità a chiunque di avere la propria fede nell'esistenza di Dio, pur scartando l'idea che le scritture siano il testo principale in cui si parla di Dio e della sua relazione con l'essere umano. Nel suo lavoro, il lavoro di Biglino, il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia, l'autore afferma che le vere interpretazioni dei testi biblici sono possibili solo se si tengono in considerazione quelle che vengono definite le teorie alternative. E qui entriamo già in un discorso che è un campo minato. Quali sono le teorie alternative? La principale è quella a cui fa riferimento Biglino, è quella del sumerologo Zachariah Sitchin. Sitchin e quindi anche Biglino sono convinti che i miti sumeri possano spiegare la Bibbia. Anche questo lo vedremo più avanti, no? Per esempio, i Sumeri, secondo l'interpretazione di Zachariah Sitchin, ma non secondo ciò che era l'intento vero dei Sumeri, almeno secondo me, no? Secondo i Sumeri, la Terra sarebbe stata colonizzata da extraterrestri chiamati Anunnaki, cioè coloro che dal cielo sono scesi sulla Terra. Sono venuti dal pianeta Nibiru, che non è nemmeno ufficialmente riconosciuto, e anche di questo parleremo, e gli Anunnaki sarebbero interessati, si sono interessati alla Terra a causa dell'oro,
oro che sarebbe stato utile al loro pianeta per creare un effetto serra e quindi rallentare il processo di raffreddamento di Nibiru, che sarebbe stato deleterio per quel pianeta. E per tali lavori, quindi per cercare l'oro, gli Anunnaki hanno creato gli esseri umani con esperimenti di ingegneria genetica. A volte però questi esperimenti sono falliti e è venuto fuori l'Homo sapiens. Ora, vediamo che qui c'è comunque già una conferma piena o comunque implicita nell'evoluzionismo, che è in contrasto invece con le moderne ricerche archeologiche, no? Quindi già questo è importante. Le tesi di Biglino confermano anche le teorie evoluzioniste. Possiamo anche aggiungere che secondo Biglino, ciò che si legge nella Bibbia è una specie di copia e incolla da questi miti precedenti, quelli dei Sumeri, eccetera, eccetera. Quindi, quando si parla di dei nella Bibbia, si dovrebbe pensare che si sta facendo riferimento agli Anunnaki dei Sumeri. Vedremo adesso un'altra cosa importante, uno snodo fondamentale nella narrazione di Bichino, ed è l'interpretazione del termine Tselem, che si trova nel passo della Genesi, in cui Dio crea proprio l'uomo, che tradizionalmente è stato tradotto con immagine, no? Il Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Il termine Tselem. Ora, secondo Bichino, la traduzione per immagine fa sì che si perda l'originale concretezza di questo riferimento, che in realtà è qualcosa di, cito tra virgolette, questa è la sua interpretazione, di tagliato fuori, di estratto, no? Ora, è logico che la Bibbia dice che il Dio creò la donna, sì, estraendola dalla costola dell'uomo, ma ha un significato del tutto diverso da quello che gli attribuisce Biglino, no? E Biglino in grandi linee sottoscrive l'idea di una creazione dell'essere umano che è dovuta appunto a manipolazioni genetiche, come un po' Zakaria Sitchin, come vedremo anche Vourillon, altri autori prima di lui, no? Tutti facenti riferimento spesso anche a ambienti e teorie ufologiche, no? Quindi Biglino afferma in conclusione che lo Tselem può essere solo il DNA. Quando Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, vorrebbe dire andiamo a manipolare il DNA. Ora, per molti nostri contemporanei, scientisti bisognosi di cercare qualcosa dopo il crollo delle grandi ideologie, dopo la delusione delle grandi narrazioni teologiche, questo potrebbe essere un discorso che quadra anche con l'andazzo scientista di oggi, no? La manipolazione del DNA. Quindi lì nella Bibbia non si dice che Dio ha creato a immagine sua l'uomo, ma Dio ha manipolato il DNA per creare quelli che sono gli esseri umani di oggi. Poi ha anche altri termini, come vedremo più avanti, che lui interpreta in una maniera del tutto particolare, e qui iniziano i contrasti proprio con i dotti ebrei, i quali dicono: ma questa è la sua idea, la Bibbia vuole dire tutta un'altra cosa. In un altro libro, intitolato Il Dio alieno della Bibbia, egli parla del Ruach di Dio, che sarebbe lo spirito di Dio, secondo gli autori biblici, secondo gli ebrei. Lui dice no, è il movimento di aerei o di astronavi, insomma, se vogliamo. E poi ne parleremo a termine della conclusione. C'è un altro termine, Elohim, dei, che lui dice fa riferimento a numerosi dei, non a un solo Dio. Non c'è creazione nella Bibbia, dice Biglino con il titolo di un suo libro, e in qualche modo anche qui lui supporta, sostiene le tesi evoluzionistiche. Infatti, quella fatta da Biglino, in buona fede, diciamo, è proprio la distruzione della fede in Dio e nella Bibbia. E lui praticamente poi è quello che fa in tutti i suoi libri. Quindi, tenere conto di questo, della sua buona fede,
sostiene l'evoluzionismo, a differenza del creazionismo, e poi distrugge il libro base per la fede di ogni cristiano, che è la Bibbia. Qualcuno dice: meno male che è arrivato Biglino, no? A toglierci di torno tutte queste menzogne teologiche. Vedremo se hanno ragione. Per esempio, la giornalista di Mediaset, Sabrina Pieragostini, proprio nella presentazione alla triologia dei libri di Biglino, soprattutto nel libro La Bibbia non è un libro sacro del 2013, dice proprio esplicitamente: leggere Mauro Biglino significa avere costantemente le vertigini, significa mettere in discussione tutte le nostre certezze, avvalorate da secoli di dottrina, di catechesi, di tradizioni popolari, costruite sulle fondamenta dell'Antico Testamento come testo rivelato dal quale Dio ha parlato all'umanità. Ora vedremo se queste vertigini fanno del bene all'uomo oppure no, insomma, se sono autorizzate da Dio, ma lui a Dio non ci crede, quindi non chiede a lui l'autorizzazione. Quindi in qualche modo, diciamolo chiaramente, almeno per coloro che sono credenti e vogliono seguire Biglino, che egli elimina la sacralità della Bibbia. Elimina la sacralità della Bibbia. Dobbiamo anche dire che nel libro Resurrezione e Reincarnazione egli distrugge la validità della Bibbia rispetto alla teologia della morte dell'anima e quindi anche della, diciamo, di tutto quello che riguarda questo concetto, no, di immortalità. Ora, io ho dimostrato la forza della narrazione biblica quando dice l'anima morirà nel mio libro Voci dall'aldilà, quindi vi rimando a questo testo e nel caso aveste bisogno di averlo lo posso mandare gratuitamente perché è anche in PDF, no? Basta richiedermelo. Ora, Biglino in questo libro, Resurrezione e Reincarnazione, invita a considerare valide le esperienze paranormali e anche spiritistiche, perché dimostrerebbero, secondo lui, le bugie bibliche sulla non esistenza dell'anima. La Bibbia dice che l'anima muore insieme al corpo, poi risusciterà, ma alla fine del mondo e non subito dopo la morte, e Biglino dice no, questa è una bugia, l'anima è immortale, come dicono i parapsicologi, gli spiritisti e altre religioni. Noi dimostreremo che un Dio reale ha voluto lasciare al mondo una guida perché l'uomo nel mondo non si smarrisca. Quindi la Bibbia è non, come dice Biglino, qualcosa di inattendibile, no, la Bibbia è la lettera di Dio all'uomo, che poi possa essere anche difficile a comprendersi o possa creare problemi, assolutamente è così, ma tra le righe ci sono tante informazioni, tante parole di Dio che orientano proprio anche cercando di proteggersi da quelle che non sono subito immediatamente comprensibili, le affermazioni, no? E poi la Bibbia invita a pregare direttamente Dio, perché Dio si rivela direttamente all'uomo. E l'uomo è smarrito, no? Proprio perché ha perso i riferimenti, ha perso la mappa, secondo me ha perso la validità della Bibbia. E la Bibbia è un libro che orienta, che indica una direzione, e fin dalle sue prime pagine la Bibbia spiega l'essenziale, non tergiversa, e dice che l'uomo, dotato di libertà, senza la quale non è possibile fare scelte ed esercitare l'amore, per esempio, l'uomo è vittima volontaria del peccato, che lo allontana proprio da Dio, che è creatore e suo padre. Ma Dio non è soddisfatto nell'essere il Dio dei fiori, delle piante, degli animali, no? Il Dio gradisce la compagnia degli uomini. Potrebbe lasciare l'uomo nella sua difficoltà, è lui che ha scelto di peccare, invece Dio lo va a cercare. Questo è quello che dicono i primi capitoli della Bibbia, nel Genesi. E in queste prime pagine della Bibbia quello che risalta è proprio l'amore, l'interesse di Dio per le sue creature.
Quando Adamo ed Eva peccano e vanno a nascondersi perché provano senso di vergogna, senso di colpa, il Dio li va a cercare e c'è una frase che sembrerebbe proprio banale riferita a Dio. Dio dice: "Dove sei?". Ora, il Dio dice ad Adamo dove sei e a sua moglie, non perché non sappia dove sono, ma perché sa che sono pieni di vergogna, hanno un senso di colpa per il loro errore, per aver scelto il peccato, e quindi non hanno il coraggio di tornare in relazione con Dio. E allora l'amico, Dio, fa il primo passo, sapendo che loro sono in difficoltà, è lui che li va a cercare. Quindi il dove sei biblico, può essere inteso veramente con una, stupenda dichiarazione d'amore, una teologia dell'amore di Dio per le sue creature. Altro che uomini creati per fare lavori manuali pesanti, da un Dio capriccioso. Quindi noi potremmo dire che il Dio di Biglino, invece disorienta, distacca, crea intorno a noi soddisfazione intellettuale, se vogliamo, per chi è un arrabbiato contro le religioni, ma distacca dalla fonte della tranquillità, della sicurezza, dell'amore, che non è la predicazione delle religioni, è il contatto diretto con Dio, perché Lui è amore. Le teologie, le religioni possono anche deturpare il volto di Dio, ma non è certo colpa di Dio. Il teologo Karl Barth ha scritto che quando il cielo si svuota di Dio, la terra si riempie di dei. In senso analogo, qualcun altro invece ha scritto quando la gente smette di credere in Dio, non è vero che non crede più a niente. Anzi, comincia a credere a tutto. Ora, il Dio di Biglino, che viene da lui chiamato Yahweh, il malvagio alieno dell'Antico Testamento, è un Dio che non ci soddisfa, non ci soddisfa. E ci fermiamo qui e la prossima volta incominceremo invece ad analizzare punto per punto i contrasti tra la narrazione di Biglino e la rivelazione biblica. E cominceremo proprio dalla parola che ha dato più fastidio a Biglino, che è Elohim. La Bibbia inizia così: nel principio Dio creò il cielo e la terra. E qui la parola Dio è resa al plurale, Elohim. Ecco, Biglino ci dice, quindi la Bibbia ci rivela che a creare gli uomini sono stati gli dèi, gli Anunnaki, gli extraterrestri, no? Stanno veramente così le cose? È veramente interpretabile in questo modo la parola Elohim, che è certamente un plurale? Ma cosa vuol dire la Bibbia quando parla di Elohim? Vedremo che Biglino ha fatto tutta una sua narrazione completamente avulsa dal contesto biblico. La Bibbia stessa rimprovera Biglino e gli autori stessi, per mezzo dei loro discendenti, cioè i teologi ebrei, inchiodano Biglino alle sue responsabilità, quelle di aver tradotto a modo suo ciò che aveva un significato completamente diverso. Sì, Biglino distrugge la credibilità della Bibbia e in Dio. Bene, lasciamo che Biglino si esprima così, sta a noi poi capire se le sue proposte ci danno veramente la sicurezza, la pace, la stabilità o se invece non dovremmo ricercarle in una lettura personale della Bibbia e in un incontro personale di Dio. Di una sola cosa Biglino ha centrato il senso. Questo è un mondo che è in preda all'oscurità. Vogliamo restare nell'oscurità? La Bibbia propone una luce. Mi dispiace per Biglino, questa luce lui non l'ha trovata proprio perché si dichiara agnostico e quindi anche ateo, se vogliamo. È sempre rispettoso delle religioni degli altri, quindi lui dice credete pure in Dio, però la Bibbia è questo, questo e questo. E noi vedremo da documenti originali appunto come stanno le cose, se poter seguire Biglino o per poter fare una nuova esperienza anche sollecitati dalle critiche, spesso anche giustificate, lo devo dire, di Biglino a voi. L'ardua sentenza a voi, la possibilità, perché ne avete la capacità, di fare i confronti, di ragionare con la vostra testa. Grazie.
Mi fermo qui, la prossima volta cominceremo a parlare, ripeto, di veri e propri spunti teologici da confrontare. Un caro saluto e grazie per l'ascolto.